God Save the Wine, siamo qui in un angolo di natura a Milano, siamo con Duccio Tealdo che mi ha fatto conoscere, ti ringrazio, questa piccola chicca toscana che è un'azienda che nasce vicino alla mia abbazia preferita, alla mia spada nella roccia preferita, ecco, ma raccontaci all'unica spada nella roccia, in effetti forse ce l'avranno qualcuno in Inghilterra, però quella toscana sicuramente, quindi. Ecco, quindi cosa, che legame c'è fra San Galgano, la spada nella roccia e l'idea di fare un'azienda di vino qua? Ma a noi più che azienda piace definirci un progetto. Un progetto volto alla riscoperta e alla valorizzazione di un territorio da sempre devoto alla cultura della vite, dato che fin dal XIII secolo abbiamo testimonianze certe che i monaci cistercensi lo avevano individuato come una delle zone più adatte dell'intera Toscana per produrre vino. Monaci cistercensi che all'epoca erano veri e propri custodi del 1200, esatto, sì, XIII secolo, che erano custodi del sapere enologico che gli derivava dalla loro precedente esperienza in Borgogna, che poi ha diffuso a macchia d'olio la cultura del vino un po' in tutta Europa, a partire proprio dalla Francia e dall'Italia. E poi che cosa? Siete partiti dal, ovviamente, Toscana, quindi l'uva principe toscana, dal Sangiovese e dal terroir, ovviamente un terroir unico in grado di dare vita a Sangiovesi unici che possono essere sicuramente confrontati con i grandi Sangiovesi sia di Montalcino sia di Antigiani, ma che non possono essere assimilabili e non lo vogliono nemmeno, ovviamente. Perché qui siamo un po' emozionati, siamo di fronte a un terroir nuovo, no? Nessuno aveva fatto un progetto particolare. Ecco, su San Galgano è il primo progetto che c'è. Quello che colpisce subito è la spada, perché chiaramente sì, c'è la spada. Certo. Però quello più caratteristico per capire l'azienda è il San Galgano, giusto? Sì, il San Galgano è il vino principe, diciamo, della nostra azienda, 100% sangiovese, 2 anni in barrique di secondo passaggio di rovere francese e ulteriori 2 anni di affinamento. Poi dipende un po' dall'annato, ovviamente. E mentre... è un vino piuttosto importante, ha la sua bella dose di tannini, quindi esatto, chiaramente carne. E passando agli abbinamenti milanesi, visto che siamo qua giù, volendo portarlo a cena da un amico milanese? Io un amico milanese gli porterei uno spada, cimentandomi con il Rustinega, perché comunque è impegnativo, ci provo, cioè, impegnativo anche da cucinare. Però ci provo e ci abbino uno spada perché ha quella speziatura, quel tannino fresco, quella floralità comunque che ben si bilancia e si contrappone alla dolcezza a volte esasperata della pancetta e un po' alla cremosità del vitello. Direi che, e poi chiaramente concludiamo col San Galgano, che è il vino principale, che ha un'altra ricchezza, e quello è un vino che sta anche da solo, ha un bel suo equilibrio, soprattutto nel 2014 piuttosto sorprendente, considerando l'annata fredda. Annata un po' pericolosa, che è andata così, però ecco, si vede comunque, siamo molto contenti perché si vede c'è un manico dietro importante, almeno secondo noi, insomma. Viene fuori un'annata difficile. Grazie mille, Duccio. Grazie a te, Andrea.